Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Io sono Leone e siamo qui oggi per continuare in questo dungeon e per essere precisi per farlo finire in fretta. Infatti affronterò questo personaggio non me lo ricordo. Vabbè, affronterò velocemente questo dungeon per cercare così di completare il prima possibile la sezione in cui siamo separati e poter ottenere subito tutto il party di nuovo. Devo controllare se ho. Mi sa che non ho messo settato bene IF. Devo adesso la ricontrolliamo insieme, dai. Ok, Neptune è settata, come già si nota. Speriamo che prima della fine di questo dungeon il suo amore con Pucciku aumenti, perché se no non riesco a fare i danni che voglio. E forse mi sa che mi toccherebbe mettere Pucciku a posto di Neptune. Ma non fa tanti danni, è una dealer magica non troppo forte. Sì, no, allora, per queste statistiche è settata bene. Adesso vediamo un pochettino fra poco. Frozen Demon. Power Edit. Power Edit, forse. Sì. Ma non è niente di che, quindi mi stai dicendo, va bene. High compression, non c'è null'altro che può mettere, no. Lei neanche, va bene così. Love Searing è tutto già settato, quindi nulla di che. Te, sei a posto così. La potentissima Neptune è già abbastanza messa bene. Sì, possiamo andare avanti. Ok, perfetto. Cerchiamo così. Oh, là sopra c'è qualcosa che mi interessa, quindi non posso andarci da qua, maledizione, salto troppo in basso. Anche se abbiamo un potenziamento per il salto. Ce n'è solo uno, mi sa. Vabbè, eliminiamo questo ragnetto. Non me lo ricordo proprio sto dungeon, deve essere che nella mia partita normale l'ho saltato proprio a piè pari. Vabbè, normale più o meno. Saltiamo le animazioni troppo lunghe. Giusto per non perdere tempo, perché vorrei affrontare già il boss di questa zona. Praticamente abbiamo affrontato quasi tutto qui. Cioè, in questo caso sono sicuro di poter affrontare il coso di Blank, perché non fa tanto male, quindi mi basta semplicemente andarci di ignoranza. Essendo un tank non dovrebbe fare male, a meno che non hanno basato le sue statistiche. Non hanno basate le sue statistiche su quella reale. Se non erro ha più difesa fisica che magica, quindi va bene. E ignora tratti nemici sarebbe molto utile per questo, perché se no facciamo poco danno. Parti, io controllerò ogni volta praticamente Lily Rank. Dammi di Neptune Lily Rank. No, broccoli ancora due. Ora però devo raccogliere tutti gli oggetti di questo dungeon. Ciò significa che schiviamoci le battaglie, visto che siamo già arrivati al massimo. Ecco, per ora. E prendiamo questo Planet Crusher. Equipment. Dai, prendi il Planet Crusher, che ti aumenta di molto le statistiche, anche se non ti userò. È sempre meglio avere questa cosa. Ora, dobbiamo andare qua a destra, lì a sinistra non c'è nulla. Non mi dai nessun potenziamento. Il Golem l'abbiamo già affrontato? Sì, mi sembra di sì. Purple Pigment non esiste. Qua non c'è nulla, quanto sembra. Ok, allora andiamo direttamente qui giù. Non ho voglia di perdere tempo, sapete? Sto avendo problemi di caricamento video in modo esagerato e se non registro prima e non carico prima, c'è un problema di base. Quindi andiamo qui, salviamo. Non sono sicuro che ce la facciamo in realtà a battere questo nemico, però dovremmo esserci per livello, quindi andiamo avanti. Over movement, va bene. Cos'altro c'è qui? Nulla, ok, interessante. No, in realtà no, che non ci sia nulla non è interessante, però quello lì sembra tanto Torterra, ho detto sinceramente, però va bene. Lasciamo stare. E andiamo in questo evento, via. Ti ho finalmente preso, tu falso. Di già. Ti farò pagare per tutta quella merda che hai fatto lì. Il tuo culo è erba! Vai e punisci l'impostore per aver esposto i segreti della nostra gentile lady. Yeah, vai per lui! Cioè, vai, distruggilo! Mi sembra che. Sembra come se Nep Nep e la signora financier sono parzialmente da colpevolizzare qui. Queste ragazze non imparano. Ok. Siamo già in battaglia. Bene, tesoro, tu stai davanti come sempre.
lei è... sì, thank you. Because she can. Ora, non abbiamo statistiche, no, abbiamo uno skill seal però inutile, Apocalypse Nova non è niente di che. Quindi non abbiamo neanche potenziamenti, quindi non posso farci tanto, dovevo potenziare Neptune e basarci su di lei. E gli altri penseranno a fare qualcosa. Start multiplayer a lei. Poi do your best a Neptune. Tanzanin Tromb, va bene, non fa tanti danni. Ben, potete notarlo. Però a Compa sì, gli ha fatto abbastanza male. Quindi Compa è da aumentare. A Neptune non gli ha fatto danni. Compa invece c'è da un pochettino ad aiutarla. Quindi Compa Emergency Kit qui in mezzo. Vada tesoro, vada. Perfetto, brava lei. Ok, tu invece mi spari... questo dovrebbe permettere di colpire più facilmente. Quindi vai a Neptune. Mi fai attaccare di nuovo? Grazie, tesoro. Even Demon fa più male dal Delphinus. Sembra di sì. Quindi Even Demon, vai. Però devo spammare le... sì, devo spammare altra roba, non questa. Quindi ok, tu mi fai do your best. Perfetto. Te mi fai un Ladelphinus. Sì, non si cura in tempo, quindi è inutile. Come vedete però IF ha delle difese di carta. Mi sa che la devo cambiare con la nostra adoratissima Blank. No, non c'ha Blank lei, c'è la Compa. Casomai Compa al cambio, vabbè. Vediamo. Sì, ha funzionato abbastanza bene questa... questa combo finisher. No, questa X Drive. Sì, le... sì, va bene, la nostra adorata Neptune funziona. Compa Emergency Kit, vada Compa. Ok, grazie Compa. Vogliamo provare Apocalypse Nova? Giusto per mantenerci a distanza. Dai, proviamo a farla. Ok, niente di che. Facciamo così, slap, slap, slap. Super compression. In realtà mi sa che non devo rompergli la guardia, non ce la faccio in tempo. Se io vado invece di HDDD Neptune 2, che succede? Ah, sta cosa è casualissima, Sì, fa abbastanza danno però. Ok, invece te... non abbiamo Compa che ci cura, quindi mi tengo lontano e... Nepbull, ne ho comprati un bel po'. Sapevo che l'avrebbe fatto. Sapevo che l'avrebbe fatto. Ora te, ricarica con Love Sling l'X Drive. Grazie, brava lei. Hai compassion ovviamente. Oh, so tech strength. Allora va bene, Neptune Brick. Va benissimo così com'è. Ora tu carica con Force C. Compa Emergency Kit qua in mezzo così. Vada, vada signora Compa. Curi tutti. Tanzanin Tromb, fastidio. Mi sa che la manda a terra. Sì, questa la manda a terra purtroppo. Non ci posso fare niente. Tane falla ritornare in vita con Compa Revival. Manda a terra IF, va bene, però non mi rompe troppo le scatole.
Almeno non troppo. Mi dà fastidio il fatto che lei non abbia la combo caricata, quindi devo fare così. Ok, terra di drive, terra di drive. Perfetto. Sì, intanto me la rimando a terra, quindi mi carico quantomeno la cosa. Ah no, mi attacca compa. Tre colpi a compa, non dagli quarto? No, me la metti a terra? No, compa resiste, signori. Ok, emergency. Compa emergency kit, allora. Sì, lo spamming di cure di compa è potente. Ok, force C, power read. Va bene. Sì, X Drive. No, aspetta, più che l'X Drive potrei fare do your best di nuovo. Ok. Poi te mi ricarichi la cosa. Va compa. Super compression. Grazie. Neptune Brick. Di nuovo. Sì, di nuovo. Potenziato l'attacco, quindi va tutto bene. Fa molti danni. È un attacco buono. Sì, Neptune Brick proprio mi piace. Ottimo, ora te. No, ricarichiamo l'X Drive Gauge con te. Perfetto. Tanzanian Tromb su di lei, mixala. Un'altra volta la missi? No, me la mandi a terra questa volta. Ho Angel Wings, per fortuna. Vai così. Neptune Break. Lo spamming di X Drive Gauge in questo let's play è abbastanza grande. E però l'abbiamo vinta. Perché lo spamming degli attacchi finali funziona sempre. Ok, oggetto trovato black. Esperienza guadagnata abbastanza. Level up, level up, level up. Perfetto. Ok, mangia questo, puttana. Forse sono solo io, ma Blank sembra più eccitata più eccitata del solito. Non l'hai pensato solo tu, gnu. Ok. Ora che noi abbiamo distrutto il falso, cioè che abbiamo levato il falso dalla nostra via, puoi portarci all'arma? Certamente, per favore, da questa parte. Anche Broccolo è interessata, gnu. Sto venendo, gnu. Parlando a proposito di quello, che cos'è quest'arma leggendaria di Louis? Leggendaria uguale eroe, uguale spada, non pensi? Deve essere una spada che un eroe ha usato per distruggere draghi e demoni. Ora, Lady Blank, questa qui è l'arma delle leggende, l'arma degli eroi. Io devo essere stanca, ma sembra un martello per me. No, in qualsiasi angolo tu lo guardi è un martello. Da quello che conosco, questa era una lancia usata dall'eroe leggendario. È un martello, gnu. Ma si è deteriorata dal tempo, quindi è difficile che sia un'arma da usare ora. Da notare, il potere di attacco è 40 e il prezzo di vendita è di un credito. Qualcuno ha provato a vendere un'arma leggendaria, gnu? Almeno la parte da eroe, la porzione da eroe è la stessa che Blank ha immaginato. Un certo tizio con una barba, più che una barba non mi viene, con dei baffi, lui ha craftato l'ha trasformata in un martello. In aggiunta, gli ha cambiato il nome in Martello Dorato. Questo significa che. Questo è perché non ha mantenuto la sua forma. No, vedi qua. Vedi qua, tipo, la cosa è stata cambiata. È stata ristretta, tipo, non lo so, vabbè, sistemata. La lama era la parte che è stata cambiata. Loro hanno cambiato la parte più importante, gnu. Mai è buono sapere che è un martello. Tu sei abituata a usarli, questi, comunque.
Penso di sì. Beh, noi abbiamo l'arma leggendaria, quindi andiamo. Vi seguirò dopo, devo pulire dopo quello che il falso ha fatto. Questo ricorda a me, stai ancora scrivendo novelle che fanno del male? Seriamente, tu vuoi riportare in auge questo soggetto? In auge non c'è scritto, però faceva figo dirlo. Ma sono anch'io abbastanza interessata. Sono abbastanza maturata dalla scrittura di quelle cose di quei contenuti da medie. Ora sto scrivendo di un harem da battaglia. Slice of Life tipo pezzo. Non mi viene, cavolo. Addio. Si vede una porzione della vita, ecco, non mi viene. No novel. Sarà epica. Ok, non sono sicuro di quello che dire. Non penso che lei è maturata dopo tutto. Gnu. Blanca ha mandato, broccoli ha mandato, perfetto. Mica tanto. E così abbiamo completato tutte queste storie. Ora, dobbiamo ritornare a Planet Chun e avremo il party a completo. Ottimo, quindi salviamo e completiamo qui l'episodio, perché sennò mezz'ora di dialoghi non li voglio fare. Quindi, qua da Leone è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace, fare quello che volete. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video di qualsiasi gioco. Ciao a tutti!